Secondo derby stagionale per il Chieti, il primo per il San Nicolò all'Angelini, seconda giornata di andata del campionato di Serie D. I teramani, rinnovati quasi del tutto, tornano a Chieti per confermare la vitalità benagurante anche in questa stagione calcistica. Epifani si presenta con il consueto modulo di gioco, mentre Mariani impiega il nuovo acquisto Copponi, centrocampista di buona levatura per la categoria, e gli attaccanti Russo e Faella, dopo aver scontato la squalifica. Si inizia con alto senso agonistico e al quarto gli ospiti guadagnano la prima opportunità per indirizzare a rete, ma il calcio di punizione tattico non sorprende la difesa locale. Al decimo si affaccia il Chieti con una penetrazione di Albanese che crea leggera apprensione agli uomini di Epifani, che un minuto più tardi registrano un nuovo sbandamento difensivo. Adianzi indirizza a rete, la difesa bianco-azzurra regge ma lascia operativo l'attaccante Faella che infila l'estremo Ricchiuti ed il giovane gruppo nero-verde si abbraccia teneramente con l'esultanza dei tifosi. Grinta e coraggio, i teatini ancora in avanti, al 17° calcio di punizione, per poco non arriva il raddoppio su un arduo disimpegno dei teramani che rischiano ancora. Al 23° l'agonismo e l'intraprendenza dei neroverdi punisce il sottotono difensivo dei biancoazzurri che rimangono tramortiti dalla rapina di Trozzo che sigla il doppio vantaggio. Soffre il San Nicolò ed Epifani medita i correttivi. Sulla fascia destra Bisegna e Napolano all'occorrenza il rifinitore del centrocampo. Scorrono i minuti, i fraseggi veloci e puntuali non imbarazzano la squadra di Mariani che pregusta alla fine del primo tempo, ma allo scadere dei due minuti di recupero il San Nicolò con Traini guadagna la massima punizione. Mecca punta la palla, ma il signor tedesco fischia. È il 48°, Napolano dimezza lo svantaggio teramano. Vibranti proteste piovono sul direttore di gara da parte dei sostenitori neroverdi, contrari alla decisione arbitrale. Ripresa tambureggiante degli ospiti che accelerano il ritmo di gioco, colpendo un palo con Moretti, per poi verticalizzare la manovra d'attacco con Bisegna, sempre più incisivo e con Moretti bravo a disimpegnarsi, su cui Volpe commette un evidente fallo che produce il secondo rigore per gli ospiti. Napolano in fotocopia, dagli 11 metri, firma il pareggio. I teatini, alla capacità tecnica dei teramani, si oppongono con l'intento di tenere la palla il più possibile lontano dalla propria area, ma i nobili propositi non sempre si concretizzano. Velocità e tempismo che non hanno sorretto il San Nicolò nel primo tempo diventano le armi letali che mettono in ginocchio il Chieti, che si oppone per ben due volte ai tiri a rete, ma sulla terza ghiotta occasione nulla può neanche l'estremo difensore neroverde. I biancoazzurri amministrano bene, ma sbagliano molto. 39°, Chiacchiarelli da solo spreca così. Un minuto più tardi Moretti non è da meno. Si moltiplicano le sostituzioni per equilibrare le forze in campo e aumentano le occasioni per arrotondare la vittoria. E la quarta rete arriva dal tiraccio di Stivaletta. Saranno giorni di meditazione per i rappresentanti della Chieti Calcio per conferire alla giovane squadra sostanziali ritocchi. Agonismo e coraggio accompagnati dagli applausi, mentre il San Nicolò analizzerà e correggerà la momentanea mancanza di concentrazione. È successo che siamo giovani e dobbiamo mettere in conto le ingenuità, ma solo le partite te le fanno togliere. E quindi ripartiamo dal primo tempo, ripartiamo da quello che di bello i ragazzi hanno fatto vedere. Credo che al di là del risultato e al fastidio di prendere 4 gol la prima e 4 gol oggi, i ragazzi abbiano dato assolutamente tutto quello che avevano e questo è quello che voglio, un cuore grande, tanto sacrificio uno per l'altro. La seconda parte della partita la dobbiamo giocare con la testa e la testa, quando prendi calcio di rigore all'ultimo secondo e poi calcio di rigore dopo 10 minuti, 8, è chiaro che un pochino va via, ma proprio perché sono giovani, però sono giovani forti e sono molto orgoglioso di loro e di quello che hanno fatto vedere.
questi ragazzi possono fare tantissimo, possono fare tanto di più di quello che stanno facendo, che già è tanto secondo me, e quindi aspettiamoli, aiutiamoli, crediamoci, perché io ci credo, io credo che questi ragazzi, gliel'ho detto a fine partita, possono scrivere una bella pagina. Sono molto arrabbiato oggi perché abbiamo fatto un primo tempo male, contro una squadra che sapevamo che è in costruzione. E apro e chiudo parentesi, faccio i complimenti perché dopo poco tempo hanno fatto un grande primo tempo con intensità, con voglia, e li faccio i complimenti. Noi ci siamo fatti trovare pronti, non siamo stati pronti, abbiamo preso due gol su due grossissime ingenuità nostre. È una partita che ci dobbiamo portare molto, molto in mente, perché una squadra come la nostra non può fare un primo tempo del genere, e io sono molto arrabbiato, gli ho detto anche alla squadra, perché se vogliamo fare qualcosa di importante un primo tempo del genere non lo possiamo fare. Il rigore era netto, penso che c'è un rigore anche prima, però non sono appigli che ci dobbiamo prendere, perché il primo tempo è stato disastroso. Tutta la settimana è stata da parte di tutti che il San Nicolò veniva qui, vinceva facile, non è stato così. Io gli ho detto ai ragazzi, ci siamo cascati puntualmente, questa deve essere una grande lezione per il futuro, perché l'abbiamo recuperata e l'abbiamo vinta bene, però capiamo delle volte che magari prendi il palo, la palla va fuori e le partite si ingannano in una certa maniera, le perdi e sono punti pesanti per il campionato.